Ha chiesto di parlare il senatore Lannutti, ne ha facoltà. Grazie signora Presidente. L'inchiesta di Perugia sul sistema Palamara, racchiuso in 60.000 pagine di intercettazioni trascritte, ha messo in luce illeciti accordi, un vero mercimonio tra le correnti della magistratura per l'assegnazione di funzioni direttive importanti, dimostrando così una gestione equivoca della funzione giudiziaria fatta anche di regolamento di conti tra stessi magistrati, taluni da punire perché rei di voler indagare sui potenti di turno, altri da premiare, che ha leso prestigio dei giudici e fiducia ai cittadini con la giustizia. L'ultima indagine Eurispes sulla fiducia degli italiani nell'istituzione vede le forze dell'ordine al 73% e la magistratura al 36%. Non è possibile che i cittadini vedano recapitarsi avvisi di garanzia a mezzo stampa da parte di soleri operatori dell'informazione ed è fulgido esempio il capitolo riguardante i giornalisti di giudiziaria, adusi ad enfatizzare le soffiate oppure a sminuirle, perfino a censurarle a seconda dell'orientamento editoriale di quelle testate con noti magistrati certi dell'impunità correntizia del CSM, ossia quei sodalizi che si spartiscono col Cencelli promozioni, incarichi, trasferimenti, progressione di carriera, direzione di procura, a prescindere dal merito, ossia quelle correnti definite dal compianto giudice imposimato il cancro della magistratura. Non si può tollerare l'operato di alcuni magistrati patrialmente schierati che utilizzano la loro funzione giudiziaria nel tentativo di intimidire le prerogative parlamentari con l'apertura di indagini in violazione dell'articolo 68 della Costituzione nel porto delle nebbie della Procura di Roma solo perché un senatore ha osato presentare atti di sindacato ispettivo sull'operato di un chiacchierato direttore Agcom abusando della polizia giudiziaria, ossia la Guardia di Finanza in servizio presso la stessa autorità. L'inchiesta di Perugia vede anche fascicoli aperti che in molti casi a distanza di anni restano vuoti, non contenente alcuna indagine effettuata dal chiaro stampo intimidatorio. Rappresenta uno scandalo la singolare interpretazione delle norme sull'insider trading, come è accaduto nella speculazione di borsa a colpo sicuro su alcuni titoli, con guadagni di 600.000 euro dopo la soffiata di un ex premier sulla riforma delle popolari, poi portata al CDM, come è accaduto alla Procura di Roma, gestione Pignatone, che invece di indagare l'ex premier, l'editore Carlo De Benedetti, portò a processo il broker Bolengo, reo di aver eseguito l'ordine impartito. Signora Presidente, chiudo. Perché è stato affermato che lo stesso carrierismo sfrenato che ha consentito di decidere e mediare negli anni d'oro circa 1.000 incarichi in favore dei fortunati appartenenti alla corrente si muove al pari della più becera politica perché questa è la logica della spartizione dei poteri, ovvero il mercimonio degli incarichi. Palamara, che ha anche accusata la politica di delegare troppo alla magistratura, non farà altri nomi. Se dovesse farne, la maggior parte di quei magistrati che hanno avuto bende e prebende rischierebbe il posto, forse anche qualche procedimento penale. Alla fine tutti si metteranno d'accordo. Chiudo veramente, signora Presidente, la ringrazio, perché infine il sistema Palamara, anche quando Oreo confessa, afferma senza battere ciglio che quelli bravi soltanto eccezionalmente arrivano a ricoprire funzioni di vertice. Ma oggi non posso dire bugie, quindi posso dire che si deve appartenere a una corrente per ottenere delle nomine. Mentre i più bravi e preparati non iscritti alle correnti restano fuori dal giro, privando così la giustizia dei suoi uomini migliori. Abbiamo il dovere di scoperchiare la pentola maleodorante della giustizia con riforme radicali possibilmente condivise. Poiché senza verità, signora Presidente, non ci sarà mai giustizia giusta per i cittadini. La ringrazio in maniera particolare, signora Presidente.